nascendo una star. Benvenuti a Movie Land, a Hollywood Park. Tutto è pronto per girare il tuo grande film, il tuo primo Chuck. Ready? Action! I motori accesi, sfreccia la polizia. Un'evoluzione scatterà la magia. Si infrange Faleon del motoscafo che va più veloce, perché lui è Kit Superjet. Che vista mozzafiato, io col naso all'insù, grida corsa in retro e sei già testa in giù. Diabolic fugge su invertibile, tu sei già pronto. Luci, camera, azione, a Movie Land è pure emozione, lottando insieme a Rambo. Luci, camera, azione, a Movie Land sei tu l'emozione, volando con Diabolic. Un viaggio fra le stelle, adesso ti trovi qua per trasformare tutti quanti in tante piccole star. Ipergalattico Movie, proietti ogni mio sogno in un film. Movie Land. Ciao, eccoci qua, ci siamo. Ciao a tutti, come va ragazzi? Ce l'abbiamo fatta, guarda. È incredibile, ci siamo provati a collegare verso le 14, ma si vede che c'erano le linee intasate, quindi è stato un po' difficile a livello tecnico riuscire a infilarsi nella rete che in questi giorni è intasatissima. Allora, io sono contento di essere qua con voi a farvi un po' di compagnia in questo bellissimo periodo e sono sicuro che si ripartirà alla grande, quindi restate con noi, ogni giorno cerchiamo di darvi qualche news in più e naturalmente non sarò da solo in questa diretta e ci sono i miei grandissimi collaboratori insieme a me e pian piano ve li presenterò uno ad uno e con loro parleremo delle novità di quest'anno, di tutto quello che riguarda il mondo degli spettacoli di Movieland. Sapete che Movieland è un parco interamente dedicato al mondo del cinema e allo spettacolo, è questo che ci differenzia dagli altri, degli altri parchi a tema. Puntiamo molto sul cinema, sugli spettacoli live e soprattutto è uno dei pochi parchi a tema in Italia interamente made in Italy, quindi ricordo ancora tutti quanti ragazzi, scegliete l'Italia, scegliete il Made in Italy. Noi raccontiamo un po' l'Hollywood, però dal punto di vista nostro è una famiglia italiana quella che ha in mano il parco insieme appunto a tutta la realtà che è Caneva World, quindi grandi sacrifici da parte di questa grande famiglia, quindi mi raccomando, supportateci e sopportateci. Allora, io inizierei a introdurre qualche ospite. Iniziamo col nostro regista, vediamo se mi compare qui, eccolo là. Ciao. Ciao Nicola, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Mamma mia. Ciao, guarda che bella felpetta casalinga. Visto che felpettino. Cerco di inquadrarmi perché non sono abituato ancora a queste diabolerie qua. Senti, dai che ci divertiamo oggi, abbiamo un sacco di cose da raccontare ai nostri amici, stanno anche scrivendo, grazie, c'è Thomas che scrive, i vostri spettacoli sono bellissimi. Sì, sono in tantissimi, effettivamente, è vero. Silvia, Moricini, guarda, te lo scrivo, Wella Zorzi! Ah, chi è il patrono? Allora, Nicola, ecco, dopo le mie idee fuori di testa, è il tuo compito metterle in scena, caspita. Sì, vogliamo già far vedere una cosa, giusto in preview così, visto che siamo cosa in tanti. Cosa fai vedere? Ma di cosa? Devi dire di premere il bottone magico all'Elisa. Di all'Elisa di premere il bottone magico e facciamo vedere una cosa stupenda. Vuoi far vedere questa cosa? Dai, facciamolo, sì, dai. Allora, aspetta, dov'è Elisa? Elisa, vai. Dove sei? Aspetta che intanto la introduciamo Elisa un attimo. Vediamo un attimo Elisa, dove sei? Eccoti! Ciao Elisa! Dov'è il tuo fattino? Aspetta che ti metto una versione un po' più stringa. Eccoti qua. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta! Allora, prima di vedere questa cosa che ha annunciato Nicola, dobbiamo dire che Elisa quest'anno sarà
la nostra vocal coach, sarà lei che si occupa insomma delle canzoni, che insomma di insegnare poi agli altri ragazzi del cast il cantato. E grazie a Elisa, poi vi spiegheremo anche per quanto riguarda lo spettacolo nuovo, ci siamo divertiti a creare delle musiche, delle canzoni, comunque ne parleremo dopo. Senti Eli, allora se ho il tuo schermo in condivisione, allora mandiamo questo filmato e lo commentiamo un attimo. Sì. Pronti ragazzi? Ragazzi, tenetevi pronti, vi facciamo vedere una cosa molto particolare da backstage, attenzione. Vai Eli, vediamo un po'. Eccolo lì, mettilo tutto schermo. Guardate questo UFO. Eccolo che arriva. Ragazzi, si lavora sodo a Movieland in questo periodo, non ci siamo mai fermati. Ciao a tutti che avete scritto. E questo è uno degli elementi più importanti del nuovo spettacolo Medusa, questo Cristian sì. Atterrare magicamente. No, vero Cristian, questa gru è una gru... La gru è proprio di quelle... di quelle che vengono utilizzate per i ponti più grossi, insomma, perché sollevano quintali, tonnellate di materiale, e questo elemento che vedete volare sulla nuova scenografia, sulla nuova arena, avrà, insomma, ha un suo senso, però non possiamo troppo anticipare quale sarà il funzionamento di questa piattaforma che sta andando a prendere posizione all'interno dell'arena, o no? Sì, non possiamo, però già penso che insomma abbiamo fatto vedere tantissimo. La reazione direi che è piaciuto. Vedere tonnellate di ferro e di cemento che si muovono, insomma, sospesi. È stato bello vedere dal vivo, insomma... tutta la location prendere forma, una cosa sì. Che è partita, no Nick, con un disegno insieme a Giuseppe, che salutiamo. Abbiamo lavorato con Giuseppe Paggi, che voglio salutare tutti, davvero tutti i tecnici di Movieland, che stanno facendo un lavoro pazzesco, lo stanno facendo a Medusa, ma lo stanno facendo anche sui vari siti del parco, quindi in preparazione di tutte le altre attività. E grazie a Giuseppe abbiamo creato un progetto sul libretto di Cristian che si sta completando anche in questi giorni. E vogliamo far vedere due immagini, Cristian, tanto per capire come siamo arrivati a questo? Sì, aspetta che... un attimo, ti metto in condivisione il monitor, eccolo qui. Eccoci qua. Siamo partiti da dei bozzetti semplicissimi per capire dove volevamo arrivare. Questi sono disegni di Giuseppe Paggi, che di nuovo ringrazio e saluto, che so che è in linea adesso. E siamo partiti da delle elaborazioni semplici di un'architettura che ci ricorda il mondo greco, ma poi l'abbiamo anche un po' rivisitato e l'abbiamo fatto nostro, stile Movieland. Quindi c'è tutto il mondo della fantasia, c'è tutto il racconto, c'è il viaggio. E vi faccio vedere delle piccole preview che sono appunto queste. Non vogliamo svelare molto, ci piace che ci sia la sorpresa, ma ci sia anche, come dire, vi facciamo vedere anche come da un bozzetto si arriva poi alla costruzione reale di una vera e propria scenografia imponente per uno spazio bellissimo, che è quello che abbiamo così invaso con il nostro nuovo spettacolo. Quindi questa è la realizzazione grafica di quello che più o meno poi sono le prime elaborazioni, che poi sono, come dire, si sono evolute e sono arrivate a costruzioni come questi elementi qua. Quindi dal bozzetto
vedete poi la messa in scena pratica del nostro set, che riserva molte sorprese in realtà, perché sarà un set su più livelli, addirittura ci si muoverà su tre livelli, quindi l'azione sarà quasi immersiva per il pubblico, anzi, no, quasi, totalmente immersiva, direi, quindi un bellissimo... Allora, ti stoppo un attimo perché vedo un nuovo ospite che ci ha raggiunto. Eccolo qua, un altro nostro grandissimo collega. Eccolo! Il re dei costumisti, Alessandro Celo. Eccolo! Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, ok. Ciao a tutti. Ciao. Ecco. Allora, Ale, stavamo iniziando a raccontare qualcosa con Nicola sulla scenografia che sta prendendo forma sul set di Medusa. E, grande scenografia, bravo Giuseppe. Hai visto? Tutto il team di Giuseppe, degli scenografi, bravissimi. Fantastica. E, comunque noi siamo entrati così in modo prepotente nell'argomento, quindi siamo in pieno tema, quindi dello show nuovo che è Medusa. Come vedete da quello che vi ha appena illustrato Nicola, è uno spettacolo epico, quindi è tematizzato da queste rovine greche. Perché il set sarà un vero e proprio sito archeologico, giusto Nick? È proprio un vero sito archeologico, e un sito archeologico non moderno, ma insomma siamo attorno con tutti, tra tutti noi abbiamo deciso di spostare la lancetta del tempo indietro e siamo attorno agli anni 40, quindi un sito archeologico in piena scoperta e a scoprire che cosa? Diciamo che allora possiamo dire che la storia di questo grande show, che siamo sicuri che presto vedrà la luce, è una storia d'avventura, e è un mix tra il mondo epico e quello un po' un film anche d'avventura all'Indiana Jones, quindi c'è la ricerca di questo mito, diciamo, dai, possiamo dirla così. È un'avventura alla scoperta del mito di Medusa. Ecco, vedete, ecco, queste sono le prime bozze della scenografia. Ora che roba. Il tempietto. Il nostro mitico tempietto. Esatto. È un racconto dinamico, no, Christian? Velocissimo, in realtà, perché si dipana nei tempi di spettacolo di uno show da parco, però è completo in tutto. Sì, la cosa difficile, perché ricordiamo che in un parco divertimento sembrerebbe il contrario, però cercare di creare e dare un senso a una storia a livello comunque di scenografia, di scena, di storia, in un parco non può durare lo spettacolo più di 25 minuti, diciamo, quello è il range della durata di uno spettacolo, perché il pubblico entra per godersi il parco, le attrazioni. Quindi la difficoltà che è stata riscontrata subito, proprio appena prendi in mano la penna per scrivere qualcosa, è proprio la durata dello spettacolo, che deve essere concentrata in quei 25 minuti, si deve raccontare, si deve capire, si deve riuscire a far immergere lo spettatore all'interno della storia e insomma cercare di dare un senso a tutto questo in così poco tempo non è facile, comprese le musiche e tutto. E poi ricordiamo che sarà uno show dove ci saranno stuntman, quindi ci sarà scena d'azione, ci sarà il cantato, ci saranno alcune canzoni, vero Eli? Sì. Canzoni, sì. Infatti con Elisa ci siamo divertiti un sacco a sentirla con la sua voce da usignolo cantare sopra le basi, quindi insomma sta venendo veramente un lavoro completo. Ragazzi, sono arrivati anche gli altri due boss, ve li vediamo. Allora, abbiamo, dov'è? Lo zio Harry, eccolo qua. Enrico. Buonasera a tutti, buonasera. Enrico, e chi c'è? Anche la Silvietta, eccola. Ciao a tutti quanti, ciao. Guarda qua, che truppa.
ci siamo tutti. Pensavo che trippa io, pensavo che trippa e non che truppa. Vabbè, di questi tempi senza uscire di casa ci siamo. Senti, ma Silvia, tu come sei messa con le coreografie di Medusa? Hai già pensato, stai pensando a qualcosa? Hai già lavorato? Ma certo, ho già finito tutto quanto e non vedo l'ora di poterlo trasmettere a chi poi dovrà trasmetterlo a sua volta al pubblico. Allora, io vorrei, per continuare con Medusa e poi chiudiamo, voglio lasciare la parola un attimo al nostro Alessandro. Allora, Ale, abbiamo visto queste parti della scenografia, adesso volevo mostrare un attimo ai nostri ospiti, anche per il discorso costumi, da dove sei partito, come hai pensato appunto come hai pensato la realizzazione dei costumi che vedremo nello spettacolo. Ecco, io ho qualche ispirazione. Sì, beh ovviamente essendo ispirato, uno spettacolo, come diceva prima Nicola, anticipava un po', senza entrare troppo nel dettaglio, giustamente, ambientato, siamo attorno agli anni 40, quindi un po' per la location, un po' per l'età, il periodo storico in cui è ambientato lo spettacolo, il riferimento ovviamente, siamo in quell'epoca. Quindi diciamo che il riferimento da parte di alcuni personaggi è attorno appunto agli anni 40, la moda dell'epoca, quindi vediamo appunto questi personaggi, consideriamo che insomma siamo anche un po' influenzati dal periodo storico dell'epoca, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, ecco che allora insomma il connubio della moda si va un po' a fondere con quello che era giustamente l'epoca, queste influenze belliche, piuttosto che, ecco vabbè, questo è un po', questa immagine è un po' troppo elegantina per gli anni 40, però insomma ti fa capire più o meno anche un po' quello che sarà poi la cartella colore, il pantone più o meno primario di tutto quello che saranno i costumi, quindi questi toni abbastanza poveri, caldi e poveri, i marroni, i beige, i verdoni, il verde oliva. Ecco, queste ecco, sono qui, le varie ispirazioni, per esempio, invece, per delle acconciature. Adesso io non so se posso anticipare quanto e come, però. Beh, possiamo anche far vedere che tipologia di personaggi ci sarà, troveremo all'interno di questo. Sì, ci saranno show. Dei personaggi un po' reali, alcuni un po' meno reali, e quindi diciamo. Sono varie ispirazioni, ecco, queste sono sempre cose di acconciature, poi di ispirazione per quanto riguarda un certo tipo di personaggi. E ecco qua, vediamo. Si andrà a miscelare un po' quello che è il mito, l'antico con il moderno, moderno inteso il moderno dell'epoca, cioè nel periodo in cui è ambientato lo spettacolo, quindi gli anni 40, il moderno, quello inteso come moderno, non il moderno ovviamente attuale. E ecco. Ecco, qui vediamo un gruppo di amazzoni. Esatto, sì, perché ovviamente, non so, sì, ci saranno anche quelle, sì, si può dire, non lo so. Beh, vedremo anche questa tipologia di personaggi all'interno della storia. Esatto, come... sì, ovviamente qui, vabbè, questa insomma... è abbastanza famosa perché io la conoscesse Wonder Woman, ovviamente essendo un parco dedicato al mondo del cinema e facendo spettacoli un po' sui generis, diciamo che andiamo a prendere in considerazione anche un po' quello che è quello che va attualmente, quindi le ispirazioni attuali e le proposte che fa attualmente anche il mondo del cinema per rimanere comunque contemporanee anche alla visione del cliente quando guarda uno spettacolo, così ha delle connotazioni che può associare a qualcosa che ha visto. Poi ovviamente per quanto riguarda, ecco, appunto il resto dell'ambientazione, si fa sempre riferimento a tutti quelli che sono e sono stati i film, gli adventure movie, quindi dai esatto. Vari Indiana Jones alla Mummia, che non a caso appunto sono ambientati tutti in quel periodo. Ecco qua, c'è chi scrive tipo Percy Jackson o non so che sì, abbiamo fatto riferimento un po'
un po' tutto quello che, ecco, l'ispirazione ovviamente viene sempre presa da, da tante cose, da diverse cose, poi si prende sempre un po' e esatto, sì, l'antica Grecia nelle loro nostre giù di lì più o meno, sì, anche qui già loro all'epoca avevano fatto un lavoro di rimodernizzazione della, della cosa dell'antica Grecia, in questo caso come si vede attraverso questi bozzetti, nel senso che il riferimento è quello, però attualizzato un po' come succede con le solite rivisitazioni dei, dei vari supereroi attualmente, quindi sì, perché la classica tutina. Cioè, ricordiamo che appunto, ecco, qua abbiamo cioè, quello che avete visto a livello di personaggi in queste foto, per farvi capire che comunque siamo nel periodo, è quello degli anni 40, un po' stile Indiana Jones, la mummia, in quel mood lì, e ci sarà questo scontro tra comunque personaggi reali e i personaggi mitologici, quindi si scontreranno queste due realtà in questa storia. Esatto. Quindi ecco un po' le maggiori fonti di ispirazione per quanto riguarda i costumi di questo spettacolo sono quelli, Wonder Woman, Indiana Jones e la mummia, per capirsi. Eccoli lì. Poi sì, ecco, ovviamente non saranno proprio questo quello che vedremo, questo è solo un riferimento, giusto per far capire anche a chi ci sta seguendo più o meno cosa andranno poi a vedere per quanto riguarda l'impatto che avranno i costumi sugli spettatori. Avete avuto degli intoppi coi lavori? Beh, insomma, qualcosina un po' sì, però insomma, noi... Devo dire che il set è in avanzato stato di definizione, quindi insomma, sì, no, normale, no? Penso con il momento che stiamo vivendo, però, no, Christian, siamo... Sì, no, diciamo che siamo... Un buon punto, insomma. Un buon punto, c'è tanto ancora da fare sicuramente e speriamo insomma di riuscire a riprendere il prima possibile. Però c'è da dire, ma questo penso siamo d'accordo tutti, che penso che uno spettacolo del genere non si sia mai visto, no? Ce lo siamo sempre detti questo. Sì, la cosa bella appunto è che abbiamo comunque fatto una ricerca su questa tipologia di spettacolo, nessuno... almeno in Italia, ha mai fatto uno show dedicato a questo grande mito che è Medusa. Quindi sarà una cosa unica, mai vista sicuramente in questi anni, e siamo contenti insomma di riuscire a proporla, a proporre questo spettacolo nella nuova stagione. E allora, per chiudere, ragazzi, e poi passiamo alle news riguardanti gli altri spettacoli, volevo chiedere a Elisa se ci canti un pezzettino di una canzone di un personaggio dello spettacolo. A cappella, così. Ce lo fai? Ok, io la canto, parto dall'inizio. Dai, prova un pezzettino. Bene. Vai. Speriamo attenzione. Che bene. Atena, il destino ha scelto per me, mostro il mio cuore, da sempre hai in sé, lacrime scorrono su questa terra, il fiume di sangue è la guerra. Oh madre, mi manca la tua forza, il coraggio, quel che voglio è soltanto un miraggio da te. Io sola cercavo un abbraccio da te, ma solo un nido di serpi ora c'è. Peccate! Brava! Brava, applauso Elisa! Beh, addirittura abbiamo assaggiato un pezzo di una delle canzoni che vivremo in questo spettacolo. Sì. E, bene, allora, abbiamo parlato di Medusa. Dove è andato?
c'è sparito, c'è cascato, si è emozionato, c'è cascato di cola, ho perso Zorzi. Tornerò. Lui tornerà, eccolo, vediamo se si è tornato, eccolo, dove sei caduto, sei cascato giù, boom. Allora, qua continuano, intanto scrivono, ti fanno i complimenti. Sto leggendo, non sto dicendo niente, ma sono tipo così. C'è anche Alessandro Maceri che scrive Enrico il migliore. numero uno. Chi ha detto? Sicuramente non è uno juventino, guarda. La cappella è così, immagino la canzone era proprio, la pelle d'oca al proprio. Grazie, Massimiliano. Grazie. Giuseppe, aspetta. Io vorrei far notare Nicola.ex ha smesso di funzionare. Allora, andiamo avanti. Allora, un altro spettacolo che avrà una piccola modifica è Sweet Nightmare, giusto ragazzi? Yes. No. Te Silvia, hai cambiato qualcosa anche con le coreografie, giusto? Certo, io ho cambiato completamente tutto a livello coreografico e insomma vedremo, abbiamo ovviamente cambiato tutto a livello di passi, a livello di spostamenti e quindi poi in fase di messa in opera vedremo come incastrare tutto quanto a livello di cantanti, di regia eccetera e poi insomma aspetto tutti quanti per vedere cosa sarà di questi spettacoli, ecco. E di mille avventure. Davide Sander, grande Davide. Chi se lo dimentica, Davide Sander? È uno dei pochi che ha fatto il Movie Magic. Mi faceva, in prima stagione nel 2004, mi faceva, lui e il grandissimo Momo, mi facevano ogni mattina aprire le case delle casse di Rambo e la sera chiuderle. Tu pensa, ora siamo troppo bravi con i nostri, perché bisogna fare così, la gavetta e poi via. Eri lo schiavetto. No, schiavetto no, mi toccava farlo e si faceva, ragazzi. Vabbè, niente, così la mia... Allora, dopo questo intervento, no, stavamo dicendo di Sweet Nightmare, oltre alle coreografie e tutto, abbiamo un'altra modifica, lo possiamo dire, Nicola, no? Sì, abbiamo alleggerito, snellito ancora di più Sweet, rendendolo forse più consono al parco nel suo essere parco tutti i giorni, non solo per Halloween. Lo spettacolo che era nato per Halloween, che ha avuto tantissimo successo ed è stato riconfermato l'anno scorso come main show del parco, quest'anno secondo me è ancora e vale come main show, ma aveva bisogno di essere, come dire, ricalibrato. Poi grazie un po' alla complicità nostra siamo riusciti a trovare, avete trovato, perché siete riusciti a individuare quel brano giusto che ci serve, ma non so, vogliamo svelare, non lo vogliamo svelare, cosa facciamo? No, non lo diciamo, dai. Non lo diciamo. No. Allora, diciamo che c'è qualcuno che è riuscito a venire in fiera e a qualcosa hanno ascoltato. Però possiamo dire che entrerà un nuovo personaggio al posto di Frankenstein Junior, giusto? Ma lo assaggiamo, giusto un attimo, due note. No. Ah! Mi fiera. D'altronde abbiamo contentato quello della fiera, non accontentiamo il pubblico. Scusami. No, niente. Due note? Ma ragazzi, posso dire una cosa che la diciamo adesso, visto che c'è anche tanta gente collegata? Vi ricordo dell'iniziativa di Movieland Ripartiamo da Casa. Cosa vuol dire? Che voi potete comunque andare sul link che trovate nella descrizione della diretta e su Vacanze Caneva World potete già acquistare i biglietti a data aperta, quindi non c'è l'obbligo più di inserire la data, ma potete
potete tranquillamente comprarvi il vostro biglietto e usarlo quando finalmente riusciremo a goderci insieme questa avventura. Anzi, approfittatene, perché poi abbiamo lo sconto sempre per l'acquisto online e incentivate comunque i parchi made in Italy come il nostro e come tutti gli altri che sono gestiti interamente da famiglie italiane, quindi mi raccomando. Quindi, detto questo, andiamo avanti con la descrizione di questa avventura. Appunto, parlavamo, per chiudere, con Sweet Nightmare, stavano cercando di corrompere Lisa ad accennare un paio di note della nuova canzone. E... Sì, dai, sì. Nicola! Dai, oh, dai, buttacela un attimo, faccio due note. Due note della canzone, dai. Due però, Share my thoughts if you will and guide me through. I'll be yours when you have me, you'll be yours. Because you love me, Harry Hair. Basta! Ciao, adesso che stava salendo. No, non si può. Però non sappiamo chiaramente che cos'è, anche perché... Sì. Comunque, quindi Frankenstein ci lascia quest'anno per dar posto a un nuovo personaggio e lo vedrete presto sui nostri palcoscenici. Che ti è successo alla voce, Cri? Non lo so. Vabbè, parlavamo di Sweet Nightmare, sai com'è. No, ma hai fatto bene. Allora, scavalchiamo il teatro, quindi usciamo da teatro... E no. andiamo dai bambini con il ritorno di Prexter Refactor, che sarà anche quello in una nuova veste, una nuova versione, una nuova, diciamo che in questo spettacolo adesso i bambini saranno sempre più protagonisti e cercheremo di tirar fuori l'arte da ogni nostro piccolo amico, giusto? Yes. Anche qua poi Silvia si divertirà con voi, anche dai grandi. Questa volta sì. Esatto. Anche dei grandi. Anche i grandi si divertiranno. Tutti coinvolti, come dicono. Beh. Poi Enrico ci ha scelto un paio di basi, o no? Per Prextory. Eccezionali, no, sul serio, no. No, è musica attuale, quindi... Anche perché ormai è difficile scegliere delle musiche solo per bambini, perché ormai un ragazzino di 8-10 anni ascolta la trap, ascolta il pop, non è che come ai tuoi tempi, Christian, che ascoltavi a 6 anni Cristina D'Avena. Cristina D'Avena. Esatto, cioè, quindi, e quindi abbiamo scelto delle musichette gradevoli sia per i grandi che per i piccoli, basta. No, e non mi sbottono di più, basta. Vabbè, no, non cantarle. I costumi, le ballerine saranno sempre più nude, Ale, o... Speriamo, dai. C'è un upgrade ai costumi di Prextory, sì, come c'è anche un po' in suite, quindi sì, è stato fatto un piccolo cambiamento. Anche vedremo. Questo, Natasha scrive, Marambo, mia figlia è in ansia. Marambo non è un problema, chi... Rambo non è un problema. Allora Rambo resta, Rambo c'è, cambia nome, ma lo spettacolo resta. È sempre c'è il nostro buon vecchio Luis che cercherà di salvare il mondo. Quindi c'è sempre. Quanti fan hai, Enrico? Continua a scrivere, vai Enrico. Dai, che mi fate diventare bianco poi. Senti, ma cosa rispondi Silvia a questa domanda? Vedremo coreografie di tecnica come Gardaland? Sì, io sono una ballerina di estrazione moderno contemporanea e questa è la mia prima esperienza in un parco e credo che il risultato sarà bellissimo. A livello tecnico io lavorerò appunto nella stessa direzione nella quale ho studiato, perciò lavorerò in direzione moderno-contemporanea e ovviamente a seconda degli spettacoli che saranno proposti, quindi a seconda dello stile che sarà richiesto per quel tipo di pezzo, ma secondo me sarà un bellissimo lavoro. Bene. Vedrete che rimarrete sorpresi dalla Silvietta.
Salvatore Vergognini torna romano, sì, no, un'altra novità, ragazzi. Un'altra grande novità, non fa male, nessuno può cambiare. Ritorna il personaggio storico di Movieland, Romano tornerà tra noi, il socio ufficiale di Romano. Sì, è romano, ma è di Trento, non si riesce a capire come mai. Ma Cristian, non c'è anche un upgrade di un altro spettacolo? Perché qui stiamo parlando di, abbiamo parlato di, vabbè, che tu sono sì, Prextory, abbiamo detto Prextory, poi andiamo in street. Infatti c'è uno spettacolo in street. Allora, in street l'anno scorso, per chi ci conosce, c'era casting 83, giusto? Sì. Sì, Cristian. Allora, questa è un'idea di Fabio Micabile. Lui ci ha proposto di fare una specie di to be continuous della una continuazione dello spettacolo dell'anno scorso, cioè lo spettacolo in street inizierà con la scena che concludeva lo spettacolo l'anno scorso della DeLorean con Doc. Tornerà ancora la DeLorean, infatti la stanno ristrutturando, avrà un nuovo telaio, quindi ci sarà un upgrade anche della nostra vecchia DeLorean. E lì appunto Fabio ha avuto questa idea di parlare, insomma restare sempre negli anni 80, ma di parlare di spot degli anni 80, perché pensate che in quegli anni parecchi brand utilizzavano dei grossi personaggi per sponsorizzarsi. In questo caso la Pepsi, oltre a sponsorizzare lo stesso Ritorno al Futuro come film, ha utilizzato anche per il suo marchio un mito che non tramonta mai, e a Movieland comunque è anche un marchio di fabbrica, perché per anni ha calcato il palcoscenico di Movieland. Stiamo parlando di vediamo se lo indovina qualcuno. Cristian, sei pessimo a imitarlo, però. Cos'è? Ragazzi, questo video, non ci siamo. Ditelo se no non usciamo da questa cosa. Dai, e torna Michael Jackson. Quindi vedremo poi come si evolverà. E c'è qualcuno che ci fa questa domanda. Cosa rispondi, Nicola? Bandido torna, ma c'è anche una novità anche in Bandido. Però sì? Volta... guardala lei, guarda lì. Però questa volta non chiederò di accennare brevemente. No, sì, c'è una novità anche per Bandido. Viene nuova, il format è lo stesso, il testo è lo stesso, ma c'è un'introduzione. Introduciamo una nuova figura a sostegno di Movie, con Movie, per Movie. E per bene, tutti. Bene. Quindi, sì. Renderà tutti gioiosi. Sì, sicuramente. Qua, intanto stavano dando dei nomi, c'era Rocky, John Travolta, Michael Jackson l'ha indovinato. Vedi come l'ha invitato bene. Questo è sempre per indicare quanto l'ha invitato bene, no? Sono arrivati anche John Travolta. Isa che ogni giorno aveva bandito un altro fuori. Ale, sai tante cose. Amico tuo. Ma quante novità, sì, non sono mica finite, aspetta, allora siamo quindi allo show in street, quindi vedremo anche in street ci sarà da fare. E passiamo a un'altra novità che riguarda anche la chiusura, diciamo, lo chiamiamo proprio un vero e proprio spettacolo di chiusura del parco, giusto ragazzi? Sì, giusto. Ecco Salvo, rimani lì che stiamo dando la risposta. Ah, qua sta, sì, qua qualcosa inerente a Space. Allora, intanto facciamo una premessa: in questa diretta non parliamo delle attrazioni, però possiamo dire, rispondere a questa domanda, perché Space è il tema che praticamente attraverserà tutto il nostro periodo, questa bellissima stagione. E abbiamo deciso appunto di chiudere il parco con un grande omaggio allo spazio raccontato dalla musica, perché la musica sapete che negli anni ha sempre considerato questa cosa fantastica, che è appunto il mondo della fantascienza e della ricerca dello spazio,
Harry, tu so che c'hai sì. una diapositiva. C'è una diapositiva. Sì, un cablogramma. Sì, ho un preview, dai. Un preview. Dai, sentiamo... Sentiamo come ci racconti questa parata finale, dai, una chicca sì, anche dai. Lascio 40 secondi, ma non di più. Sì, troppo, sentiamo. C'è qualcuno che ha già anticipato. 2001 di Stefano Spazio. Adesso l'uomo realizzerà il sogno inseguito a lungo di camminare su un altro corpo celeste. 20 luglio 1969, il sogno divenne realtà. Tanti traguardi raggiunti verso lo spazio negli ultimi anni ed oggi viviamo il nuovo sogno, raggiungere Marte. Anche la musica ha raccontato il viaggio fantastico oltre il nostro pianeta. Dan 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 dan. E poi parte. Vabbè. Ho azzeccato qualcosa, sì. Abbiamo, ecco, qualcuno ha messo 2 minuti di Stefano Spazio, c'è anche quello, perché comunque sono tante musiche che hanno accompagnato appunto il viaggio nello spazio, dal primo uomo che ha solcato lo spazio, il mitico Yuri Gagarin, giusto? Allora, Christian, dica. A parte questa cosa di Yuri Gagarin, no, il discorso che noi, come altri, abbiamo deciso di mettere delle canzoni che, quando ce le siamo dette anche tra di noi, uno dice: ma siete pazzi, e invece no, ce l'abbiamo fatta a rendere questo flow, che dura 5 minuti e qualcosa, gradibile, cantabile e ballabile, e secondo me c'era tanto, perché ste le robe qua le facciamo noi, cioè niente da fare, perché sennò, cioè, da quello che penso io, esatto. E oh, guarda, quindi canzoni come rock, beh, diciamo che la nostra Ilaria Zanella ha capito il senso della cosa, quindi di quello che è il tema appunto della parata. Quindi dimenticatevi quello che era l'anno scorso The Greatest Show, sarà un mood completamente diverso, sarà uno spettacolo diverso, è un modo per raccontare, ci sarà anche una bellissima sorpresa finale durante questa chiusura, giusto? Però non diciamo niente, perché è una sorpresa, no. Ritorna. Silvia si starà sbizzarrita con le coreografie in questo spettacolo di chiusura. Vedremo, certo, ballerini che saliranno sui muri, faranno caprioli sul bagnato. Gente che compare dal cielo. Oh, intanto continuano a menzionare dei nomi di canzoni. Ma sì, vediamo cosa hanno scritto. Space Oddity, ma beh, insomma, no, comunque no, hanno capito il senso della parata finale. Dai, vedo che... vogliamo l'omaggio a Laika. L'omaggio a Laika. Ne parlavamo. Beh, abbiamo, ragazzi, parlato anche di lei. In effetti, mi sono dimenticato qualcosa. Abbiamo parlato di Medusa, Sweet Nightmare, Breakthrough Factor. A qualcuno ci ha chiesto Starman, guarda che bravo io, Nugo, guarda quante ne stanno arrivando. Starman a casa. E... è un nuovo hashtag. Cos'è che ti stavo a dire? No, beh, abbiamo parlato della parata finale, quella iniziale, la gente sarà accolta comunque sempre con i nostri artisti all'ingresso del parco. Qualcuno aveva chiesto di Woman, Nicola. Qualcuno ha chiesto di Woman, sì. Sì. Quest'anno non lo so, non ci sarà Woman, ma per il serale abbiamo comunque in mente di realizzare il solito appuntamento, quindi ci ragioneremo, però cambieremo, perché a noi ci piace cambiare, siamo originali, abbiamo tante idee e cerchiamo di entusiasmare i nostri ospiti con qualcosa di nuovo. Ogni anno c'è sempre qualcosa che viene fuori, insomma, da queste testoline. Ah, chiedono di Overdrive. Ah, giusto, abbiamo nominato Overdrive, resterà
ecco qua, dov'è che è? Overdrive sarà disponibile. Perfetto. Overdrive è sempre disponibile. Sì, sì. È un classico, è un ormai è un classico di Resident, rimangono. Esatto, esattamente. Vogliamo una diretta al giorno. Usa armi come sarà? Usa armi sarà Rambo. È esattamente Rambo. Quest'anno Man. Ah! Ah, invece di Woman, giustamente. Man. Ah. Non so cosa dite. Ah, questi grandi, ho sbagliato commento. Ecco qua, quest'anno facciamo Man in Black. Man in Black lo abbiamo già fatto, quindi Man in Black. A questa domanda cosa dite? Chi risponde a questo? Riguardo gli spettacoli di Halloween. Dai, vediamo di pace, amore. Destino, andiamo, calma. Troppe informazioni adesso. Poi... Una cosa alla volta, una cosa alla volta. Ci arriveremo, ci arriveremo. Qua ci mandano un saluto da Genova, American Beer Festival. Ecco, ah, giusto, sì. Ci chiedono se ci sarà sempre l'American Beer Festival. Allora, esatto, ci sarà... Cioè, non ci sarà beer, ci sarà la birra, però non si chiamerà American Beer Fest, intanto durerà tutto il mese di settembre e sarà American Festival. Sarà, quindi sarà tutto tematizzato con musica country, spettacoli country e tutto. Qua ci stanno Thomas Schiavon, ma come vi è venuta in mente l'idea di fare uno spettacolo come Medusa? L'abbiamo detto prima... perché in realtà l'idea è nata l'anno scorso partendo da Halloween, perché volevamo fare uno spettacolo per Halloween. Siccome tutti fanno sempre le stesse cose, tutti che guardano al mondo Disney o a tutto quello che è sempre, non so, Rocky Horror Picture Show, anche altri generi, la piccola bottega degli orrori, hanno tutti messo in scena sempre Hocus Pocus, sempre le stesse cose, era nata l'idea di creare una strega mai vista, di cui nessuno ha mai parlato, e pescando dalla mitologia greca è saltata fuori Medusa. Poi abbiamo cercato di metterla da parte, visto che doveva essere allestita la nuova area di Tomb Raider, e Fabio ha proposto di realizzare lo spettacolo per l'anno dopo, cioè per quest'anno, nell'area appunto nuova. E con uno show dedicato, appunto, con un'arena nuova e tutto quanto. Quindi abbiamo lavorato e cambiato rispetto alla storia che era stata pensata per Halloween, ed è stata creata questa storia più unica, una storia d'avventura, di mitologia, e ci sarà, insomma, da divertirsi e sarà molto coinvolgente. Quindi così è nata la cosa. Al posto di Pandora, che non fate cose tipo l'isola misteriosa. Cos'è Pandora? Cioè, qualcuno di voi conosce Pandora? Io ancora un Pandoro ce l'ho. Ma che Pandora? C'è Pasqua adesso, c'è l'uovo. Comunque stiamo, comunque Cristian, se vogliamo rispondere a Dino, siamo comunque su un'isola. Ah, beh, giusto. Eh? Siamo su un'isola, giusto, hai ragione. Quindi anche Dino è accontentato. Esatto. Tipo isola misteriosa, è un'isola misteriosa, esatto, c'è dentro anche quello. Ragazzi, in questo spettacolo c'è dentro tutto, ci troverete tutto, quindi restate pronti perché ci sarà proprio da divertirsi. Ci sarà lo show con Pagnotta, mi chiedono se ci sarà ancora lo show con Pagnotta. Harry, ci sarà, tu che lo conosci, che lo senti. Ma ci mancherebbe altro, è ovvio che ci deve essere. Mi sta solo il weekend, sabato. Tra l'altro avevo chiesto ad Alberto di mandarmi... Ah, me l'ha mandato. Aspetta, mi ha mandato un video di sé per salutare. Aspetta, vediamo se riesco a trovarlo. Così poi ci salutiamo. Allora, vediamo un attimo. Movie Christmas time. Abri, bello. Mantieni il telefono, aspetta che io devo qua con la tecnologia, ragazzi. Ciao Alessandro, 6 anni, piccolino. Eccolo qua, vediamo se riesco a farlo andare. Si può scaricare anche, sì. Poi intanto voi fate domande, rispondete alle domande. Se vedete qualche domanda...
Allora, hanno chiesto prima se rimane Gea. Gea rimarrà, sì. Verrà. Oh, ecco, aspetta. È partito Pagnotta. Hai sentito? Abbiamo detto Gea. Alberto! Alberto, aspetta. Perché stai scaricando? Schiarica. Impagnato! Elisa, dai che quest'anno entri nella horror. Ecco. Questo prossimo anno movie Christmas time. Dove sei? Dove sei? Eccoli qua. Però il cambiamento nella zona dei Flintstone. Via questo. Allora ragazzi, vediamoci vediamoci il saluto di Alberto Pagnotta. Allora, lo porto qui. Eccolo qua. Come tecnico non ti assumo per quest'anno. Beh, oh, è complicato, sto facendo i miracoli. Guarda, ve lo mando qui così lo vedete anche voi. Dai. No. Alberto. Perché il Movieland deve ancora aprire, Anacleto, per quello non lo vedi. Quindi ragazzi, tanti saluti a tutti, speriamo di rivederci presto, soprattutto un saluto alla persona a cui so di mancare di più, Enrico. Grazie Alberto. No, ti adoro. Hai visto quanti pupazzetti che ha a casa? Hai visto? Questo fa la voce di ogni quel pupazzetto. Grandissimo, grandissimo. Alberto, ci sarà anche Alberto e ci sarà anche Luna, quindi possiamo dirlo che anche Luna ci ha confermato, quindi a qualcuno messo per altro il new hashtag, vogliamo Elisa nella horror. Sì. Allora, ma perché sanno che ho paura della horror, ed è da un po' che mi chiedono di entrare nella horror, chiunque, no? Però non ce la farete, ragazzi, non entrerò mai, ho paura. C'è, vabbè, un commento, allora. C'è un commento di Danny Bignotti che mi piace l'ho molto. Visto, Bignotti. Niente, vabbè. Cosa dice Danny Bignotti? Niente. Silvia, dove è andata Silvia? Mi piace. È caduta Silvia. Io propongo un aumento di stipendio. Oddio. Va bene ragazzi, allora io direi che siamo andati anche oltre, dovevamo fare un mezz'ora di incontro, siamo arrivati a un'ora, così abbiamo detto quasi tutto. E sicuramente ci rivedremo più avanti per aggiornarvi, insomma, su tante altre cose. Magari penseremo a qualcos'altro da mostrarvi. Io vi saluto e volevo ricordiamolo ancora in chiusura con l'hashtag Ripartiamo da casa di Caneva World. Andate cliccate su Vacanze Caneva World, il link che trovate sulla diretta, per poter acquistare in anticipo scontati i nostri biglietti con data aperta, quindi venite a trovarci perché abbiamo veramente tante novità e sarà tutto bellissimo. E Elisa e Silvietta si è caduta. Volevo salutarla. Mannaggia. Aspettiamo un secondo, magari riesce a riconnettere. Sì. Mi tocca mettere la faccia di Pagnotta. No. Ma che sorrisetto. È tornata Silvietta, no? Sta ricollegando adesso. Povera. Ciao, povera. Cuore, ciao. Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? No, basta, direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tantissimo. No. Ok, Harry. Io saluto tutti e basta, ci vediamo presto perché questo è Movieland e noi siamo così dentro, fuori e anche se siamo un po' così, come si dice, un po' cazzari, però alla fine viene fuori un po', sì, nel senso che facciamo un po' di cacciara, alla fine poi sì, è Movieland ci mixa insieme per degli spettacoli che si ricordano tutti, quindi niente, vi aspettiamo presto. Grazie Harry. Ale?
Niente, grazie per averci ascoltato, per aver dedicato un po' del vostro tempo a noi. Saluto tutti quanti, con l'augurio di vederci il più presto possibile e un saluto particolare vorrei farlo al mio staff, a Stefano, Nicola e Giorgia. Ciao ragazzi. Salutiamo, ciao ragazzi. E ciao Fagiana, ciao Pina e ciao a tutti, grazie ancora. Elisa. Io ringrazio anch'io tutti di essere stati con noi, di averci fatto un sacco di domande, di averci seguito e speriamo di vederci prestissimissimissimissimo. E niente, cos'è da dire? Avete detto tutto voi, io arrivo per ultima e vediamoci presto e amiamoci durante questi giorni. Vediamoci presto. Allora, io vabbè, vi ringrazio, grazie vabbè, a quelli che ci hanno seguito. Salutiamo Fabio che voleva mandarci un saluto, però adesso è occupato, che sta veramente lavorando per cercare di aprire il prima possibile. Come vi ricordo, la data ufficiale ad oggi è il 1º maggio, l'appuntamento rinnovato per quella data. E scegliete sempre italiano, quindi un parco interamente dedicato al mondo del cinema, gestito da una famiglia italiana, parco interamente italiano, quindi venite a trovarci. E saluto Silvia, la Silvietta, perché non riusciamo a recuperarla, c'è caduta. Ciao Silviettina. Vi farò un sacco di E domande, tanto tanto. Eli, ci canti un pezzo della canzone della sigla? Vai, vai, vai. Oh, riflettori accesi. Ma cantiamola insieme, prima l'hanno chiesto, la sapete? Madonna, Aspetta, mi sembra come quando una volta chiedevi alla nazionale italiana di cantare l'inno di Mameli. No, perché evitiamo questo momento. Perché riflettori accesi, sta nascendo una star. Ho finito i giga, ciao. È il tuo Salutiamo momento. Giorgio Vanni, salutiamo Vanni. Dai, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Vi vogliamo bene. Vi amiamo. Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Jacopo. Salutiamo anche Jacopo e Stefano del Sì, marketing. Stefano. Salutiamo, dai. Ciao ragazzi, che ci Ciao. sopportate anche voi. Ciao. 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 Cantate tutti da casa. Luci, camera, azione. Ciao. Ciao.